I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Cuidado el cocotero! Il sole brucia sopra il sombrero, ma c'è qualcosa di assai più tosto. Sulla capoccia pende un pensiero. Cuidado, cuidado el cocotero. Il cocottero è assai peligroso, ti scacciacocchi in testa. Il cocottero è capace di farti un bel giorno la festa. Cuidado ai, il cocottero, ai, 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 ai. Cuidado il cocottero, attento al Buonasera, lunedì 24 luglio, pian piano finisce anche questo bollente mese di questa estate 2023. Ci sono ancora un po' di puntate e ancora qualche estrazione da vivere in diretta con voi comunque, come quella di domani per esempio. Allora un bel ritrovato per iniziare la puntata, un saluto prima a Marco. Ciao, ciao Sheila, ben ritrovata, un buon lunedì sera a te. Eh sì, ultima settimana del mese di luglio, quindi abbiamo le nostre belle quattro estrazioni. Settimana prossima entriamo in agosto, ricordiamo, noi siamo qui assolutamente in diretta, ci si fermerà dalla seconda settimana, poi ricorderemo come l'anno scorso che nei giorni di estrazione avrete, vi diremo anche l'orario preciso, una mini pillola assolutamente in diretta senza la nostra presenza, ovviamente con l'estrazione, quindi come sempre in anteprima, lì sarà un po' in ritardo rispetto ovviamente alla diretta oggettiva che viviamo da sempre, e io e Lio però collegati in quel momento per creare ad hoc in base all'estrazione il consiglio, quindi in qualche modo non ci vedremo in faccia, ma non vi lasciamo soli per quanto riguarda il gioco e super affezionati proprio al gioco del lotto, e poi con insomma i primi di settembre si riparte. Ultima settimana, siamo arrivati quindi alla quattordicesima, perché quella di domani, lo ricordiamo, sarà la quattordicesima estrazione del mese. Mese straordinario, quindi fa già strano essere a 14 e ne mancano ancora 4, quindi insomma sappiamo che l'aggiunta e l'evento del venerdì ha fatto sì che 4 estrazioni in più ogni mese come media si possano presentare fino al 31 di dicembre. È andata bene, perché fino ad oggi devo dire che la partenza di questo venerdì, che abbiamo guardato con occhio un po' strambo, è straordinario nei risultati. Qualche cosa avevamo accennato io e Lio, ogni qualvolta negli anni c'è stato un cambiamento tipo questo, poi l'abbiamo tenuto a cuore, quindi prima subito l'abbiamo odiato, dopodiché invece è diventato un qualcosa di molto molto importante. Per cui partiamo con il nostro appuntamento serale. Devo ricordare che quando poi toccherà a me per la redazione, tempi stringati, vi elenco il contenuto e vi lascio il tempo materiale di sfruttare i portali per affrontare domani, ripeto, quindi tra 24 ore siamo giusti all'inizio della quattordicesima estrazione di questo ottimo mese. Bene, allora io riassumo velocemente gli argomenti, poi so che parto io e quindi do tempo a te, Marco, di stare seduto Ah, non mi e muovo di andare di qua. là tra poco, non subito. Gli argomenti di questa sera, sottogenere thriller, parleremo del thriller medico, poi specchio specchio delle mie brame, il mito di Narciso e nell'ultima rubrica, rivediamo l'insieme. Torniamo a parlare di Profondo Rosso e il ricordo rimosso. Allora, questi sono, diciamo, un po' gli argomenti. Vado sulla prima, parto. Che cos'è intanto il thriller medico? Lo sai? Il thriller Se è medico? un genere, ok, se è il titolo di un film, non so cosa sia. Sarà un Però lo dice la genere? parola in sé, lo dice la parola stessa, Sarà il genere? effettivamente. È Che un avrà a che fare con... sottogenere thriller dove i protagonisti appunto sono medici o comunque personale medico.
e l'azione è pernuata sulle analisi di laboratorio volte a identificare gli indizi raccolti sulla scelta del crimine. Si dice proprio così, il thriller medico. Gli autori più noti e rappresentativi di questo genere sono Patricia Cornwell, Katie Race, Robin Koch e David Waywit. In particolare la prima, la Cornell e la Rake, hanno creato figure memorabili e femminili di medici forensi che tramite le autopsie delle vittime risalgono alla identificazione poi dell'assassino. Ah, lei ho capito chi è. A differenza di Patricia Cornell, Rettie Rake è una antropologa forense e docente di antropologia che ha riservato la sua esperienza nei romanzi, il primo dei quali Corpi freddi, che uscì nel 1997. Vabbè, un po' il tuo genere anche questo, che beh, ti piace, assolutamente, vero? Questo è un po' di più, perché tra... Torni indietro nel passato, antropologia forense, medicina legale, che ho studiato per un po' di anni, insomma, è un ambiente... Allora, l'ho sempre detto, non mi piacciono quelli che sono poi famosissimi, delle serie famose ambientate negli ospedali, perché, vado a beccare tutte le magagne, per cui, no, non mi piacciono. Ci sono delle cose che sopporto, per cui magari guardo meno la parte tecnica dell'ambiente ospedaliero, perché ci sono una serie di indagini, per cui sono due mondi completamente differenti, per cui credo che nella branca del cosiddetto thriller medico ci sia quello oggettivo dove c'è la scientifica, per cui la parte forense, la medicina legale, che saranno la versione tipo CSI, quelle robe lì, per cui è tutto improntato sulla ricerca scientifica ed è meraviglioso, affascinante, peccato poi che davvero non ne imbrocchino una, per cui insomma rimane ancora molto televisiva come cosa. Poi ci sono una serie di gialli invece che appartengono proprio ai mondi ospedalieri, che devo dire si prestano anche molto, perché ce n'era uno che era Delitti in corsia, molto leggera come serie, sciocca, stupida, però c'erano questo primario e questo figlio medico che poi nelle indagini riuscivano a beccare, quindi avevano anche questo cervello sopraffino nella parte investigativa, non solo medica. Però devo dire che sono ambienti che si prestano molto alla versione gialla, ma anche un po' del mondo del mistero, perché le corsie di ospedali, le più moderne, ok, le possiamo agganciare alla super scientifica, però i pazienti sono soggetti a volte che insomma sono molto particolari, per cui ci si possono legare tante storie. Mm-hmm. Poi tanti invece ospedali vecchi, se non vogliamo arrivare anche insomma ai così, tra virgolette, vecchi manicomi, si prestano a storie del mistero con insomma, ovviamente varie presenze, anche perché sono ambienti dove non è così difficile poi lasciarci le penne, no? Perché insomma sono abbastanza infestati, però quello è un altro genere ancora, però sì, molto molto affascinante. Devo dire che però dal vero c'è un lato, adesso non era all'ordine del giorno, però ritorno sempre a quelli che sono i miei trascorsi, ricordo gli anni che io ho passato e sono stati circa 3 nel pronto soccorso dell'ospedale di Niguarda, che qui a Milano è molto molto famoso, perché ci segue da altre parti non sa che cos'è, però magari a volte lo sentiamo, e io lì ho prestato 3 anni di tirocinio, l'ultimo anno nell'eli soccorso, ed è stata, a parte l'esperienza pazzesca, erano altri anni, perché oggi quando sentiamo, io quando vedo sta gente che va e sfascia tutto, perché allora oggi la sanità è molto cambiata, è molto 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 peggiorata, lo posso tranquillamente dire, perché è così, quindi c'è un disinteresse, una roba che io non riesco a comprendere. Allora era ancora la sanità italiana assolutamente ben vista da tutti. E devo dire che ciò che accade nei pronto soccorsi è pura adrenalina, perché poi ho questa sorta di alter ego dal mondo del pronto soccorso, dove a volte ti devi anche un po' ingegnare, quindi non è che puoi vivere solo di protocolli, a quello che è stato un altro mondo degli ultimi miei anni lavorativi in sala operatoria, dove invece anche lì c'è ovviamente l'urgenza, però è tutto molto più standardizzato. Il pronto soccorso ti arriva la qualunque, ti arriva quello accoltellato, quello sparato, quello con oggetti in cavità che non dovrebbero essere utilizzate da certi oggetti, per cui ne avrei da raccontare, e non sono leggende metropolitane, arriva di tutto. Ecco che, lasciando stare quel lato pruriginoso che fa sempre ridere, perché insomma ne avrei a decine di,
di oggetti che uno dice ma come hai fatto a metterlo lì, però torniamo invece a quelli che sono magari accoltellamenti, sparatorie, lì è affascinante perché prima gli devi salvare la vita o cercare comunque insomma di mettere in sicurezza la persona che arriva, che negherà se è un colpevole, se... e poi ovviamente devi chiamare la polizia, per cui c'è sempre questa, questo intervento poi del verbalizzare che cosa è accaduto, il perché, che cosa tu hai trovato. Io lo trovavo meraviglioso, meraviglioso, ecco. E sì, è affascinante, è un ambiente molto molto affascinante e devo dire che tante volte, perché un conto è l'aggredito per strada che quindi denuncia automaticamente all'interno del pronto soccorso e allora ecco che devi tu chiamare le forze dell'ordine e la denuncia parte da lì, altri no, quando tu capisci che uno è stato accoltellato o è stato sparato e ti dice, non lo so, ho picchiato contro un comodino, ah, allora già parte il trip del giallo. Io devo dire che ero veramente uno stronzo perché chiamavo immediatamente la qualunque. Per cui sì, perché volevo andare a fondo di quella roba. E immagino, e mi piaceva l'interrogatorio, quindi facevo di tutto insieme agli altri perché questo presto rispondesse e devo sentire cosa diceva. Quindi sì, è un ambiente un po' carino, carino, ecco. Vabbè, adesso no, adesso vai. Puoi prendere spunto un domani quando no, andrai... No, non lo farei mai. Quando quando andrai in pensione, che tu vorrai fare lo scrittore. Chi è che va in pensione? Un domani. Perché ci sarà ancora qualcosa che somiglia alle pensioni. No, un tuo sogno è quello magari di poter scrivere. Sì, prendere spunto da... No, non userei mai la parte sanitaria, nel senso che... No, perché... diventa un thriller medico, no? Per restare in tema di argomento. Genere. No, nella scrittura non è il mio genere. Se dovessi scrivere, che è quello che un giorno vorrò fare... No, non è una roba, no, io ho un'idea ben precisa, io ho già in testa alla modi, insomma, dei grandi scrittori, poi magari scriverò una roba, me la dovrò pagare io la pubblicazione, me la tengo, lo regalerò, non lo so, comunque non ho l'ambizione di fare un best seller, questo assolutamente no, però ho in testa un'idea ben precisa di un certo tipo di investigatore, sai che molti scrittori di gialli hanno poi un prototipo e il personaggio che sta nell'investigatore è un po' poi tutta la chiave, no? Perché sono sempre un po' bizzarri. Io ne ho in testa uno da un pezzo che ovviamente un po' appartiene alla mia vita, per cui è legato in qualche modo a cose che conosco, perché non scriverei mai cose che non conosco. E devo dire che secondo me potrebbe risultare affascinante, non lo so, nella mia testa io già vedrei una specie di serie con questo investigatore, quel tipo di persona, è un'idea, poi ovviamente va trasformata in realtà, però dovrei avere il tempo materiale di mettermici, perché più volte ho iniziato, poi pianto lì, per cui l'avevo già detto, insomma, che avevo avuto questo stimolante input da Caterina Mursia, però poi ho piantato lì, vabbè, insomma. Vabbè, dai. Sì, perché io parlo in un modo e scrivo in un altro, nel parlare non uso grandi vocaboli, non sono uno che va a ricercare un lessico forbito, no, ma nel mio cervello ho tutta una serie di modi che sono, insomma, scrivo meglio di come parlo, ecco, questo sicuramente. Cosa stavano dicendo noi? Ah, dei crimini, quelli no, adesso perdona. No, ma stavo pensando all'elicottero la prima volta, insomma, io poi tutte le volte che noi parliamo io vado a ruota libera, non preparo nulla nella mia testa e stavo pensando a tutta una serie di esperienze bellissime, insomma, di quegli ambienti lì. Addio sanità, ormai stavo dicendo questo, ecco, adesso vai in un pronto soccorso, cara grazia se ti caga qualcuno entro 4 ore, sì, assolutamente, preparati a chiedere la residenza per i prossimi 2 giorni in quelle sale d'attesa, ma io non lo so che cosa sta succedendo, no, davvero, la trovo una roba, io avendo cioè, passato tra università e lavoro 12 anni della mia vita, non proprio 4 giorni, e ho diverse esperienze di diversi posti, no? Dal pubblico alle super cliniche private del Milanese, ai mega complessi, oggi famosissimi, straordinari, nati proprio con l'impatto all'americana, per cui ho lavorato in tante strutture. Non so che cosa è successo, io la trovo una roba vergognosa, ma veramente vergognosa, perché la salute dovrebbe essere un punto fermo e non un'azienda, e invece non è gestita in questi termini. Per cui non puoi neanche pagare gente che ti salva la vita, non me ne voglia, come al solito, la solita cassiera del supermercato, però non puoi guadagnare uguale. Credo che siano mondi diversi, no? Perché se la cassiera sbaglia o ti passa 2 volte una passata di pomodoro o forse una volta non la passa, non crepa nessuno. E là se sbagli sono cazzi amari, E non lo so, c'è sta roba qua, io sento ancora tanti colleghi, il come sono pagati... No, ma io non lo farei più, ma non ha senso, che non è una questione di soldi, ma è moralmente massacrante, cioè tu non puoi avere in mano la responsabilità della vita
delle persone, ti sei dovuto fare pure l'università e guadagni come appunto una cassiera. Non ha senso, non ha senso. Cioè non possono essere 100 euro di differenza, ma non è neanche paragonabile il tipo di lavoro, i turni, ma no, ma anche no, lo stress del lavoro. Cioè no. Va bene, basta, siamo partiti al giallo medico e siamo finiti alle cassiere, che poi quando ma vado... Ma ci piace quando ci racconti del passato, dai. Ma sono sempre le stesse robe. Di quegli anni che... lì, lo so, sì, ma vabbè, erano ci piace anni... lo stesso. Belli, 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 sì, sì, vabbè. Dai. Che ma era bello, sì, sì, ma anche l'elisoccorso, che quello parte l'elicottero solo in casi. Lo so. E quindi lì, insomma, c'era poi il mondo delle indagini, perché poi era quello, devo dire, sì. Era successo anche nei reparti, perché poi ricordiamoci che anche tanti personaggi strampalati ovviamente stanno male, per cui pentiti di mafia, persone nascoste nelle cliniche, ne avrei da raccontare, di nomi anche importanti. Beh sì, ogni tanto è successo nel turno di notte che atterrava l'elicottero sul tetto di questo posto e tu non sapevi in quella stanza chi c'era, polizia ovunque, tu giravi col tuo carrello delle medicazioni, dei farmaci per controllare tutti gli altri pazienti, venivi perquisito ogni quarto d'ora, per poi la terza volta dicevi, ascolta, sono quello di prima, ma ci sono state persone di un certo spessore negativo, e beh, ovviamente li nascondevano lì, era un classico degli anni 90, sì. Certi nomini, mica male. Oppure, vabbè, lì erano nascosti, per cui non ho avuto neanche lo spiacere di incontrarli. Altri invece che erano malati, per cui poi ci fai anche quattro chiacchiere, vabbè, ti rendi conto che sono persone, ci mancherebbe altro. Da lì ai grandi VIP, a tanta gente, insomma. Quindi è stato un periodo molto, molto affascinante. Cosa bene. Dicendo? Sì, no, nel crimine, ecco, anche i criminali ovviamente devono essere operati, stanno male. Certo. E hai a volte, non lo so, umanamente fai fatica perché però lo fai, è il tuo lavoro, per cui ovviamente magari non sei gentile, non sei simpatico, quindi vabbè, non serve, devi essere preparato. Quindi ecco, anche quando magari un infermiere o un medico è un po' stronzino, fate finta di niente, cioè vi serve che sia bravo e che vi salvi la vita, che vi dia la cura corretta e che riesca a prendere in tempo una qualunque magagna, per il resto non ci dovete uscire a mangiare, per cui fate finta di niente, invece la gente non sopporta più niente, quindi sono tutti cattivi, arroganti, ne sanno di più. Io ricordo gli ultimi anni, cioè, erano diventati tutti medici, e invece erano quattro ignoranti che volevano sapere, perché loro leggono un bugiardino di un farmaco, adesso con internet lo vedi, dopodiché non prendevano quel che dovevano prendere. Adesso però dobbiamo andare di là. Tempo, ne ho perso un fracco, non mi interessa, va bene così. Dritti in redazione e parliamo di 88 e di 90, un ambo interno con l'88, un ambo interno con 90. Venite con me. Allora, velocemente, perdonatemi, due speciali più importanti e andiamo a colpire nel segno con il portale più amato e usato dagli italiani, news statistiche di Casalotto, qua, tasto 3, 895095, portale che ormai conoscete e usate da più di 20 anni, lo hanno usato milioni di amici e questo è documentabile, quindi vi aspetto insieme a Lio al tasto 3 per fornirvi, e sparisco perché il mio faccione non serve a nulla, un ambo e un terno con l'88, un ambo e un terno con il 90. Yeah. Muovi sempre l'anca e non sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia, da luglio ad agosto vai allo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV per guardare Casalotto d'estate, il programma che tanto ti piace. We'll be right back.
banca e non sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia, da luglio ad agosto, ma è lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV, per guardare il casalotto d'estate, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vado io subito con la seconda notizia, la rubrica Specchio Specchio delle mie brame, il mito di Narciso. Allora, è di grande suggestione e di immutata attualità il mito raccontato da Olivio nelle Metamorfosi sul bellissimo Narciso. Di lui si innamoravano follemente uomini e donne di ogni età, ma egli preferiva dedicarsi alla caccia piuttosto che impiegare il tempo con i suoi numerosi spasimanti. Uno dei tanti rifiuti gli fu fatale quando, adesso me la ricordo la storia, sì è vero, quando la ninfa Eco sparì nei boschi, consumata dall'amore, lasciando appunto solo un eco di dolore struggente e lontano. A quel punto tutti gli uomini e le donne rifiutate da lui, appunto da Narciso, chiesero vendetta agli dèi che misero un terribile verdetto tramite la loro emissaria Nemesi. Narciso fu condannato ad innamorarsi della sua stessa immagine riflessa nell'acqua e non potendo soddisfare la sua passione si lasciò morire. Pertanto il vanesio Narciso pagò con la vita la sua terribile superbia, intrappolato in un'impossibile adorazione di se stesso. Avete capito, Narciso? Ma perché urli? Sono qua? Ah, così? Non lo so. Mamma mia. Mi faccio prendere da questo storico. Che non è una bella roba, trovo che sia un difetto orribile. No. Ma dai. Dimmi se hai qualche amico o amica Narciso. Sì, ma non è solo una questione di... Allora, un conto è la vanità è lo specchiarsi, è un'altra cosa, quello è il volersi. Il narcisismo è anche quasi patologico, insomma, perché c'è un... in fondo è legato a un egoismo che è spropositato, quindi ci sei tu, sei gonfio di te, e ne conosco, che poi esteticamente sono dei cessi, perché uno è un cesso, ed è però proprio, lo conosci anche tu, narciso, proprio, sì, proprio egoista, quelle persone che pensano proprio solo...
che loro sono il punto fermo, no? Che chi hanno intorno è tutta immondizia. E quella è una forma di narcisismo, no, è vero, non è solo legato, ripeto, alla vanità. No, no, no. Io non ho neanche quello, purtroppo mi devo specchiare perché magari devo, insomma, strapparmi due sopracciglia, pettinarmi, se no lo eviterei. Mm-hmm. Ti dico, ma questo perché io non mi sono mai apprezzato, per cui è un'altra patologia che è l'esatto contrario. Mm-hmm. Guarda, ne parlavo con Arianna, così faccio anche sorridere gli amici a casa, 2 settimane fa si parlava di un tatuaggio, io ho una natica, ecco, sveliamo un arcano, tutta tatuata. Che è vero che io non ho mai L'ho fatta a 18 anni a Londra, in un momento dove, insomma, si usavano sostanze, ecco, cui è un vago ricordo. E mi diceva, ma è a destra o è a sinistra? Io non mi specchio, per cui non mi ricordavo se il tatuaggio era sulla chiappa destra o sulla sinistra. Ho dovuto andare a vedere. Sulla destra. E dov'è? No, a destra. Destra di qua. Non me lo ricordavo. Cioè, sai quei vuoti, per cui non sono interessato, perché non c'è niente a vedere, per cui perché devo stare lì a specchiarmi? Se c'è da schiacciare un brufolo. Quindi ecco. Negli anni l'hai mantenuto così, perché tanti li coprono, tanti li ritoccano, tanti lo lasci così. Ma guarda, è sbiadito, è un pochino. Intatto. No, assolutamente no. Bello, grande, bello colorato, pieno. Sì, assolutamente. Sì. Non te l'ho mai visto. È lì, coperto, ovviamente, perché per vederlo bisogna avere una certa intimità. E quindi, insomma, vabbè, lasciamo stare, sono errori di gioventù. E sta lì. Poi, dipende se in grado. No, adesso sto dimagrendo. Quanto è grande? Come una chiappa, una roba grande così, sì. Wow. Solo che quando ingrasso, ovviamente, tutto... Ma è l'unico che hai, vero? Tutto il corpo? Sì, è l'ultimo. Andiamo in redazione di corsa, Trisdambi, eterno di luglio, il solare della settimana. Andiamo. Va bene, allora adesso dritti al punto, poi andiamo in pubblicità, è un lunedì sera, insomma, un po' complicato, ma adesso avete tutto il tempo di usare l'89-22-77 Trisdambi, quindi 3 ambi, quello con l'1, quello col 9, quello con l'89, esattamente come lunedì scorso, e poi sapete cosa è successo nella settimana, e attenti perché inizia la settimana, domani c'è la 14ª estrazione di luglio, ma è in questo lunedì sera che vi portiamo il terno solare della settimana, quello che va giocato almeno 4 volte, per averlo adesso al tasto 3. 1, 2, 3, 4. Era un segno del destino. Eh già. Allora, noi abbiamo pochi secondi. Andiamo in pubblicità, torneremo tra poco.
per il secondo e breve blocco e ultimo, e poi saluti finali. Ancora una notizia a Profondo Rosso, è vero, questo è l'argomento. Molto bene, io vi do una piccola anticipazione, come spesso faccio, sta per partire la pubblicità, volete già, e se volete, potete, questo volevo dire, usare il portale al costo di un caffè, un ambo, una ruota, dopo ve lo spiego e apro anche ufficialmente le linee, tra poco però. Oui. Ci siete ancora? Perché Casalotto è ritornato in questo ultimo blocco finale dopo di 10 minuti più o meno, e quindi tengo la parola perché vado subito nell'altra notizia, nell'ultima notizia, e poi veniamo da te Marco ancora in redazione. Profondo Rosso e il ricordo rimosso. Quale sarà questo ricordo rimosso? Allora, nel film ovviamente di Dario Argento, e Profondo Rosso non fa eccezione, appare spesso il cosiddetto ricordo rimosso, cioè il protagonista o uno dei testimoni ha visto proprio davanti ai suoi occhi qualcosa di fondamentale, ma al momento, traumatizzato dalla situazione, non riesce a ricordare bene che cosa. L'idea del ricordo rimosso era stato utilizzato da Argento già nel suo film d'esordio L'uccello dalle piume di cristallo e sarà una costante nella sua filmografia. Tornerà poi in alcuni altri suoi grandi film, ovvero Suspiria, Tenebre e Trauma. Beh, ma si usa spesso questa cosa del rimosso? Beh, ma credo che sia un espediente importante perché appartiene alla realtà. Cioè non fa altro che ricordarci poi agli spettatori, in questo senso, che siamo spesso distratti, perché comunque la vita ti porta ad essere concentrato su altre cose. Ci sono una serie di dettagli che sfuggono. Quante volte abbiamo la percezione, esatto. Di dire... Ma ho visto una cosa, mi ricorda che sia lì a smacinare col cervello, perché è così, insomma, poi abbiamo ovviamente due occhi, un cervello, spesso occupati, per cui la capacità, no, di immagazzinare un'immagine o di averla intravista ma non collegata a quello che stiamo facendo, per cui è un punto di riflessione secondo me che poi è il trucchetto dello spavento, no? Perché... Che cosa succede in Profondo Rosso? Ormai l'abbiamo già detto miliardi di volte, spoilerato la fine della donna nello specchio, che è appunto l'assassino che noi vediamo fin dall'inizio, ma nessuno lo vede in realtà. E questa cosa qui, a cosa ti porta? E ti dici, ma che pirla, era lì, c'era, era la donna, era nello specchio. Però nella vita vera tu avresti in quel momento di paura attraversato quel corridoio, per cui a tutto pensi, tranne che a guardare in giro le suppellettili che sono presenti in questo appartamento. Però è la distrazione, per cui ti porta a questa riflessione del dire dovrei stare un po' più attento e guardarmi meglio in giro. Però insomma è un punto che appartiene a tutti. Non credo che nessuno in grado di non siamo macchine, no? Immagazzinare qualunque immagine, collegarla, catalogarla, e no. Quindi, insomma, questo succede. Beh, ti chiedi ogni tanto, caspita, l'avevo rimosso. Non dico caspita, io uso 2Z. Caspita, no, vabbè, no, io ho altri cavolo. Termini. Caspita, lo lasciamo. Accipicchia. Ma sì, accirigerbolina. No, ci vanno 2Z, hai capito. E cos'era, scusa? Caspita, L'ho rimossa? Ma beh, il rimosso sì, ci sta, ovvio. Il déjà vu è un'altra roba. No, questa cosa. È un... Credo che sia più una sensazione, sì, è vero, rimuovi delle robe che a volte poi riaffiorano, certo. Grazie. Io sono uno per esempio molto legato agli odori, mi riaffiorano ricordi con dei profumi e degli odori, e allora mi vengono in mente è scene, vero. Robe, tempi, andati, va bene, sembro sempre un nostalgico, ma poi in realtà non lo sono, io vado avanti a vivere, cioè che però insomma sono ben oltre la metà, mamma, meno male. Sì, perché ancora a metà non ce l'avrei fatta, quindi dai. Sono molto felice che ne ho più dietro che davanti. Sì, sì, molto felice. Andiamo, gli ultimi minuti e li voglio dedicare al portale al costo di un caffè, e quindi poco più di un caffè, che contiene uno speciale tra i più seguiti alla Lio e Marco, che non è l'ambo nel pagliaio, ma la traiettoria è identica perché cambia la tecnica di calcolo. Una ruota, un ambo, e anche settimana scorsa col 90-66 preso in pieno. Attenti, perché va a rappresentare sempre un punto fermo, quindi non è detto che ci sia 90, non vi spoilerò nulla in questo. Un ambo, una ruota, che cosa vuol dire? Che io e Lio
calcolando appunto alcune traiettorie di quella ruota, e beh, abbiamo buttato via 4.004 ambi, perché nel girare 90 numeri, ricordiamolo, vengono fuori 4.005 combinazioni in ambo. Buttarne via 4.004 e sceglierne uno e avere i risultati che riusciamo ad ottenere, certo che non è sempre così, ma iniziate a ragionare che cosa vuol dire giocare solo un ambo su una sola ruota, quanto poco si può perdere e quanto tanto si può vincere se lo stesso arriva. E ne becchiamo tanti, tanti no, ma tanti sì. Quindi a voi la scelta. Andiamo. Allora, speciale ambo privato, un ambo, una ruota, selezione di ambi già vinti in questo mese dal 28-72, l'1-28, il 69-1, il 3-13, avevamo sfiorato, insomma, vabbè, li conoscete. Attenti perché è uno di loro, quindi ambo privato, una ruota al costo di un caffè. Vi aspetto con Lio nel portale appunto che costa poco più di un caffè, sempre lui, l'89-22-88, da rete fissa e tutti i cellulari, ovviamente al tasto 3. Dura, è una cosa che dura, se la fai dura, la bronzatura. È un'avventura in mezzo al mare. La bronzatura non fa paura se sai nuotare. La bronzatura è tutta cultura se sai giocare. La bronzatura è una figura che può piacere. La bronzatura è una mistura dentro un bicchiere. La bronzatura è una sciagura da evitare. Bronzatura può la tua pelle tutta bruciare. Ma allora sta bronzatura che cos'è? Io non lo so. La bronzatura non fa paura se sai nuotare. La bronzatura è tutta cultura se sai giocare. Figura che può piacere. La bronzatura è una mistura dentro un bicchiere. La bronzatura è una cosa che dura, se la fai dura. La bronzatura è un'avventura
in mezzo al mare. Eh sì, siamo giunti al termine, alla fine di questa puntata. Allora, grazie per questo lunedì sera che avete deciso di trascorrerlo con noi per questi 40 minuti. Vi auguriamo di un buon proseguimento di serata. Ci vediamo e vi aspetto domani pomeriggio in diretta, ovviamente. Molto bene, grazie a te Sheila, un ringraziamento come sempre al numeroso pubblico che ha seguito questo appuntamento che, ripeto, precede quella che domani sarà la 14ª, è un punto importante, quindi è un traguardo raggiunto nel mese di luglio. Ricordo che tutti e tre i portali che abbiamo visto rimangono a vostra disposizione, quindi con calma, non ce l'avete fatta, stavate cenando, potete continuare ad entrare, ci si vede domani 14.30. Ciao!